Allora, buongiorno o buonasera da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Questo video lo divido in due perché non sia troppo noioso e troppo lungo. Allora, ho realizzato un balun 9-1, si utilizza per le long wire, per le antenne filari da campo in attività portatile, che è questo. Le modalità di realizzazione, se non ricordo male, ci sono nei video precedenti. Avevo realizzato un 1-1 sempre su bacchetta di ferrite e sostanzialmente non cambia niente come modalità di esecuzione. Gli schemi li linko, ce ne sono centinaia, migliaia in rete, sia su toroide sia su bacchetta di ferrite. Dicevo, il video sarà articolato in due puntate. La prima, la verifica del balun, cioè vediamo l'impedenza, l'SWR, ma soprattutto le perdite col nano VNA che apporta inserire in un sistema d'antenna il balun. Ovviamente queste devono essere il più basse possibili. Nella seconda parte, la realizzazione della custodia del balun, una custodia, un contenitore da campagna per uso barrato P, il disegno in 3D e la stampa in stampante 3D. L'idea mi è venuta perché ho letto sul forum Italia QRP che qualcuno incomincia a comprarla e magari è un pochettino in difficoltà per il disegno tridimensionale, soprattutto se non ha mai usato l'AutoCAD. Mica tutti sono vecchi come me che ho iniziato con l'AutoCAD 3 e i floppy da 5 pollici. Per ogni comando inserivi il floppy. Ci sono dei siti dove praticamente il disegno assistito sono, non dico semplicissimi, ma quasi. E niente, adesso facciamo due o tre verifiche su questo balun, soprattutto le modalità con cui si porta avanti il calcolo della perdita di inserimento con nano VNA. Allora, vediamo in dettaglio il balun 9-1. È un sistema di adattamento di impedenza fra l'antenna, di solito una long wire, una finale filare generica, con un'impedenza di 450 ohm. Deve essere adattata al cavo coassiale con l'impedenza 50 ohm. Per la verifica basta collegare all'estremità del balun, dove dovrebbe essere montata l'antenna, una resistenza non induttiva del valore di 450 ohm e dall'altra parte il cavo coassiale che entrerà nel nano VNA. Nano VNA già tarato nelle varie bande di interesse. Per la resistenza di chiusura del balun si può usare o classiche resistenze facendo un po' di conti, ma io ho visto che praticamente non cambia niente utilizzando un potenziometro variabile. Questo è di un Midland, di un vecchio CB. Un po' di attenzione nel cercare il valore corretto della resistenza, cioè 450 ohm, e ti permette di collaudare, verificare balun di diverso rapporto di correzione per l'impedenza d'antenna. Allora, qui abbiamo il mio potenziometro, poi prima di fare la misura lo ricontrollo con l'ICE. Il mio potenziometro è impostato a un valore di 450 ohm e qui collego il coassiale connesso al nano VNA. Connesso il nano VNA, speriamo si veda qualcosa nello schermo, al balun con cavo coassiale e al termine messo la resistenza, ovvero il potenziometro variabile. Accendiamo. Benissimo, prendiamo la schermata giusta, recall 1, perfetto. Allora, da 3,5 MHz a 3,8 MHz abbiamo un SWR 1.39 che ci può stare, soprattutto considerando il groviglio di cavi,
e l'impedenza, che è quella che a me interessava, è 48,3 o 47, non ci vedo, comunque è un valore accettabile. Su tutta la banda esaminata, cioè da 3,5 a 3,8, vedo due linee praticamente rette, orizzontali, e quindi vuol dire che in tutta la banda degli 80 metri il mio balloon funziona bene. Conviene fare esaminare le bande una per una. Potrei anche impostare, da 1 MHz a 50 MHz. Il problema è che sullo spettro in esame effettua solo 100 misurazioni, quindi allargando la frequenza ovviamente la risoluzione viene molto più bassa e potrei perdere dei dettagli importanti. Così è un po' più lungo, bisogna fare la taratura per ogni banda, ma si fa. Allora, ripeto il controllo anche per la banda dei 40 metri, quindi da 7000 kHz a 7200 kHz. SWR 1,21, impedenza 54,4. Provo a scorrere l'intera larghezza di banda esaminata, ma sostanzialmente vedo che non cambia. 1,23, 54,3. Direi che siamo nella tolleranza dello strumento. Per curiosità faccio la prova, la verifica anche con un balloon 9-1 commerciale, questo qua, solo per ricezione, e qui per semplicità ho messo due resistenze in serie per avere il valore di 450 ohm. Veramente sono 445, ma me ne faccio una ragione. Allora, ho connesso al nano VNA il balloon commerciale 9-1 e sostanzialmente ho gli stessi valori, sono sempre sulla banda dei 40 metri, 1.14, 44 l'impedenza. Proviamo a cambiare banda, torniamo sugli 80 metri. 1.23, 40.7 l'impedenza, ricalcola, passiamo sulla 3 che non mi ricordo cos'era, la banda dei 20 metri, 1.20, 41, quindi grosso modo i valori sono ancora accettabili. Adesso facciamo quello che giudico la cosa più interessante, il calcolo della perdita sul sistema del balloon. Allora, ho acceso il mio nano VNA e solitamente, almeno io, imposto una traccia per il canale 0, che è l'SWR, e il canale 0 è riferito a questo cavo, una traccia sempre per il canale 0, che è l'impedenza, che è quella in verde. Benissimo, ovviamente adesso il cavo è scollegato, i valori sono un po' quello che sono. Importante fare la calibrazione con tutto il sistema di cavi e possibilmente di connettori che verrà utilizzato per determinare la perdita del balloon. Io parlo di perdita di inserimento del balloon, ma può essere anche fatta, che so, per un accordatore o per un pezzo di cavo in prova. E ovviamente avrò il canale 0 che emetterà il segnale e il canale 1 che me lo riceve. Quindi in questo caso utilizzo tutti e due i cavi. Allora, come prima cosa, back, stimulus, e definisco il mio campo di misura. A me serve un'indicazione di massima, quindi se la curva non è molto dettagliata poco mi interessa. Diciamo che parto da 1,5 MHz start, 1.5 MHz e finiamo, che so, a 30 MHz, è tantissimo, stop, 30 MHz, benissimo. Ora, ovviamente, per determinare la perdita dell'oggetto
del dispositivo che ho in esame, non mi interessa sapere l'SWR e l'impedenza. Quindi, back, display, traccia. La traccia 0, che è l'SWR, la posso spegnere. Bene. La traccia 1, che è riferita al canale 1, l'accendo e spengo. Dov'è? Eccola qui, la traccia 2. Quindi praticamente adesso ho espresso in dB la differenza fra l'emissione del segnale sul canale 0 e l'arrivo sul canale 1. Procediamo alla taratura. Back, back, calibrazione. Allora, prima di tutto resetto, che non si sa mai che ci sia qualcosa di prima. Back, calibrazione, calibra. Allora, per la calibrazione, ovvero per determinare la perdita, calcolare la perdita, questa volta utilizzo tutte le voci che sono presenti nel menu. Allora, terminali aperti. Quindi ho i miei terminali dei cavi, sia sul canale 0 che sul canale 1, aperti. Ok, sono aperti e clicco OK. Ora devo metterli in conto. E visto che non ho tappi, facciamo un corto con un filo elettrico. Ok, ho fatto il corto con due pezzettini di cavo e ci siamo riusciti. Ora devo mettere la chiusura a 50 ohm sui canali. Tappi, tappi e load. Poi isolati. Praticamente come nel primo step, i due connettori separati, non in contatto. Isolati. Ora in connessione. Ok, true, fatto, salvo sul file 0, save. Ok, adesso ovviamente canale 0 e canale 1 sono in chiusura, sui 10 dB in ingresso ho una perdita di meno 0,01, diciamo che per uno strumento da 15 euro, ecco, è accettabilissimo. E grosso modo sull'intera larghezza di banda. Adesso non faccio altro che collegare il mio balloon al mio sistema. Bene, ho collegato il balloon, l'ingresso al canale 0, l'uscita del balloon, cioè, anche se sarebbe il contrario, va bene, l'uscita del balloon, ovvero dove è collegato l'elemento antenna, il filo di lunghezza casuale, è stato connesso al canale 1. Indubbiamente c'è un piccolo errore nella misura, dato che ho dovuto inserire questo elemento che in precedenza non ha fatto parte del momento della taratura. Quindi avrò un piccolo errore nella misura. La mia misurazione della perdita sarà pessimista, meglio così, perché questo non è stato inserito in precedenza. Non avevo modo di tarare con questo elemento, cioè adattare i due fili con il BNC, e ho utilizzato questo. Addirittura questo, ho anche il dubbio che l'impedenza sia 50 ohm, ma vabbè. Comunque, con la taratura fatta in precedenza, non si vede praticamente niente, va bene, ho una perdita di meno 0,27, 0,3.
su una larghezza di banda come avevamo impostato in precedenza da 1,5 a 30 MHz. E grosso modo si mantiene. Ok, per curiosità voglio provare la perdita di questo, quello commerciale, ad uso solo ricezione. Allora, ho connesso il balloon, quello che io chiamo commerciale, ok, l'ho messo in una situazione di vantaggio perché ovviamente non ho collegato il cavo coassiale, l'RG58, e quindi ho diminuito le perdite rispetto alla taratura fatta in precedenza. E qui è tutto connesso benissimo. Ok, vedo che sull'intero campo in esame, cioè da 1,5 MHz a 30, se in precedenza avevamo una linea sostanzialmente orizzontale, qui ho dei problemi, perché a 1,5 MHz ha una perdita di 7 dB, è tantissimo, è veramente tanto, è praticamente quasi inutilizzabile. Meno 3 dB a centro banda, cioè intorno ai 15 MHz, e agli estremi di banda meno 5 dB. Diciamo che questo è un balloon 9A1 che era venduto assieme a uno di quei ricevitori SDR, quelle chiavette USB. Secondo me lo fanno apposta per darci un po' di tappo, se no entrerebbe dentro di tutto, dentro quelle chiavette. Mai utilizzato, ce l'avevo, detto va, proviamo a fare il confronto. Ok, penso che la cosa della misura delle perdite calcolate con nano VNA sia interessante, è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Prima o poi voglio farlo anche per un accordatore d'antenna, visto che c'è pieno di gente che si continua a portare dietro in QRP l'accordatore, voglio ben vedere quanto si perde con un accordatore d'antenna. Partendo con 5 watt, anche se sono percentuali irrisorie, è sempre tanta roba. E video termina qua, saluti da l'ingegner Kovaschi, e la prossima volta parliamo della realizzazione della custodia per il balloon, l'antenna è un filo, quindi è una banalità tremenda, ma soprattutto una rapida spiegazione di come si utilizza il programma. Il software è online, si accede al sito, ci si registra, ma è semplicissimo, per realizzare la custodia, proprio roba di 5-10 minuti al massimo. 73.